Oggi è un giorno di festa per Mazara. Io sono felice, ringrazio tutti voi per essere qui presenti. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso oggi di arrivare qui al varo di questa draga. È stato un percorso lungo, complicato, difficile. Intercettare i fondi di fine programmazione, FEAMP, fondi che erano destinati ad altro, 4 milioni 700 mila, per investirli sul rilancio portuale di Mazara, il mercato ittico per la piccola pesca che diventerà centro di gestione delle aste telematiche, la draga per ridare vita al fiume Mazara, il ripristino delle banchine portuali a servizio della pesca di altura, come hai detto bene, un pezzo di un puzzle più complessivo che porterà presto non solo la nostra città a cambiare volto, ma riporterà la blue economy in una rivisitazione moderna a diventare fonte di reddito per tutti gli operatori di questo mondo. E qui intorno a noi ne vedo tantissimi che adesso cominciano a guardare con speranza al futuro e per dare un messaggio ben preciso a tutta la città di Mazara. Oggi è un momento storico perché da decenni non avevamo la draga a Mazara. C'era una volta quando il fiume era il cuore pulsante della città. Oggi è tornata e il Mazara tornerà a diventare il cuore pulsante di una Mazara che guarda al futuro in chiave moderna.